Ragazzi, non posso. Ragazzi, io non posso urlare perché ora stiamo a meno 2 giorni dalla partita che dobbiamo fare, perché dobbiamo dire le cose che mi stanno in casa bianconera, ok? E mi ricordo con questo video dove approfondiamo di tutto di questo argomento, ok? Quindi mi raccomando, perché poi del resto andiamo a dire anche una formazione e tutto. Quindi mi raccomando, perché la domenica sera si gioca contro di quei pagliacci e parassiti con loro mingono le partite, ma anche rubando, secondo me, perché questo sono loro, perché questi sono così e non fanno altro che devono smerendare la Juve, e quindi questo è quello che andiamo a dire, ok? Perché loro sono sempre dei cartonati e pezzenti quando loro sono i primi, ok? Quindi questo è quello che sono, perché non cambiano mai. Va bene? Quindi iniziamo con la formazione e meglio è, ok? Quindi l'Inter ha scelto non ci titolare di Simone Inzaghi, ok? Quindi ci sarà Sommer in porta. Poi, per quanto riguarda la difesa, entra con Bastoni, secondo me, Demiral e Misambisek. Poi al centrocampo hanno Barena con Darmian e Di Marco, sulle corsie laterali, e poi c'hanno Mkhitaryan, Frattesi e un altro. Cialanoglu si è fatto male e quindi salterà la partita contro la Juventus, ok? E quindi questa è la formazione dell'Inter. Asllani non lo può fare, quindi sì, Asllani. E poi c'è Lautaro e Thuram. Scusate, ho messo uno in più. Comunque, Sommer in porta. Poi questi sono, perché sono 11. Poi per quanto riguarda la Juventus, che non ci saranno in Douglas Luiz, Koopmeiners e Nico Gonzalez. Più abbiamo perso un altro. Perché questi tre ne saranno infortunati contro l'Inter e quindi non ci saranno. E proprio mai pure. E quindi la formazione di Thiago Motta è questa con
Mi ringrazio tra i panni, poi in difesa 4 con canulo. O 3 andati con Danilo e Cambiasso. Mi sembra. Poi mi sembra di rivedere anche uno Catelli, McKennie, però io farei McKennie e Thuram, ok? Perché uno Catelli non sa fare in coppia con Mark, con Kefren, ok? Quindi questo è il mio dubbio per il centrocampo con Zizao che ritorna, e quindi ci sarà Mbangula e Indiz e una punta Vlahović. E questo è tutto il riquadro in generale che ho fatto, perché è così. Mi raccomando, è sempre fino alla fine, ma ricordiamoci che la Juve è una squadra non completa, ma dobbiamo completare ancora la rosa, perché ce ne abbiamo i giocatori, ok? Perché se fate le differenze, io li posso vedere questi a giocare per domenica contro di quei pagliacci, ok? Quindi meglio giocare bene e portiamo a casa i 3 punti importanti, perché è un big match molto importante per noi, e che una vittoria ci sarebbe tranquilli, ok? E faremo i sogni tranquilli, e a loro a cuccio devono stare. A nana devono stare loro, si mettono su un letto e spia partita. Oh, e non rompi tu cazzo, sembra che gli uomini che danno quattro partite e da rubette tre derby nella vita vostra in 2 anni. Ok, per 4 anni ci ha vinto Rubette le 2 di campionato e le 2 di Supercoppa e Coppa Italia, perché alla fine sono sempre questi qua, ok? Quindi questo è, mi raccomando, è sempre fino alla fine forse come, ok? Quindi questo è quello che sono. Quindi iscrivetevi su questo canale e attivate tutte le notifiche per non perdere i prossimi contenuti, e lasciate un like su questo video come sempre, e poi ci vediamo nel prossimo video di domenica sera alle 20:15. Mi raccomando, e soprattutto commentate qua sotto per la partita che mira quella contro dei buffoni e gli entranghetisti di merda, perché da quelli pagliacciano la società hanno un bocchetto di partito, ok? Quindi mi raccomando, perché arbitra guida, quindi questo è, mi raccomando, è sempre contro tutti, ok? Vamos!